anyway, please welcome Harmonica Dance Company. Tribal Fest è una grande vetrina ed è il punto di riferimento insieme al Massive Spectacular di dove sta andando la Tribal Fusion adesso. La visibilità che si ottiene dal danzare al Tribal Fest è enorme. Qualsiasi performance che viene fatta su quel palco viene diffusa, condivisa, comunque è sotto i riflettori di tutta la comunità tribal del mondo, quindi è sicuramente una vetrina importantissima. Io ricordo quando ho iniziato a studiare o comunque ad interessarmi alla Tribal Fusion, i video che guardavo su YouTube erano per lo più del Tribal Fest. Per l'armonica è importante perché l'armonica si stanno affacciando in questo campo ufficialmente. È una bella scommessa perché comunque questo è un gruppo che è nato da 2-3 anni abbondanti in questa formazione. E decidere di andare a ballare il Tribal Fest è un po' continuare quel percorso del gruppo che comincia piano piano a muoversi da solo e poi vedremo che succederà. Sarà un'esperienza particolare perché daremo modo al mondo di vedere che cosa siamo, che emozioni proviamo e che cosa siamo in grado di fare non solo a livello tecnico, ma anche a livello espressivo, emotivo. È un'occasione da sfruttare bene e da sfruttare al meglio che possiamo. Noi ovviamente ce la mettiamo tutta. È una bella sfida, ma sono sicura che vinceremo. Valentina è il boss, non è che rimarca questo ruolo, però comunque ce l'ha, noi ovviamente glielo riconosciamo. Che all'apparenza può sembrare dura, però in realtà è dolcissima. È un classico genio, cioè sregolato, disordinato, poco strutturato e ha delle trovate e delle idee e delle espressioni artistiche difficilmente raggiungibili. Vive in una costante corsa, eppure alla fine riesce a fare tutto e bene. Barbara è tipo l'organizzazione fatta persona. È una macchina da guerra. Ci tiene in riga. Lei e la sua agendina. Quando magari non facciamo abbastanza prove, oppure quando siamo in ritardo con la coreografia. Cioè, riesce a tenere in riga persino Valentina. Diciamo che armonica senza Barbara non potrebbe esistere sicuramente. Ma ha un carattere che è terrificante quando si rapporta con il mio. E quindi abbiamo bisogno di elementi come Viviana per cercare di ristabilire un attimo di quiete. Ma è molto sensibile. Ha il dono di guardare un pochino da lontano e capire subito cosa sta succedendo. Amaranta la chiamiamo Polly Ama. Sempre positiva, sempre sorridente, sempre propositiva. Ha quest'aria da artista distratta e disorganizzata,
come dire, in un mondo tutto suo. È la pecora nera del gruppo, ogni volta che andiamo sul palco è sempre la meno curata, la meno truccata, la meno pettinata, con il costume in disordine. Quella a cui noi, insomma, cerchiamo di stare sempre un po' attente. Come una sorellina minore, ecco. Viviana è la dolcezza in persona. Tranquillissima, sempre accomodante, sempre serena, sempre sorridente. Sempre perfetta, è sempre bella, è sempre super organizzata. Cioè, se non la adorassimo la odieremmo. Però è troppo adorabile per odiarla. Ed è l'equilibrio di Armonica. Che nel momento della difficoltà sa anche dire un po' la parola giusta, è una persona molto comprensiva. Noi siamo tranquille e felici quando c'è Viviana in classe. Viviana è la memoria di Armonica, è la memoria vivente. È la più piccola di tutte, quindi magari noi tendiamo a vederla un po' come l'angelo, e invece è veramente una cazzuta. È super vivi! Da piccola ho sempre fatto ginnastica artistica, ginnastica ritmica, e poi da più, diciamo, da ragazza ho fatto danza modern. Ho iniziato a ballare che avevo 6 anni, danza classica. A 17 anni, circa 18 anni, accompagnai mia madre a un corso di danza, era un po' un gioco. E poi invece lei mollò dopo un anno e per me diventò una passione. Era danza del ventre. Intorno ai 20-22 anni, così, ho deciso per gioco di iscrivermi a un corso di danza del ventre. Per distrarmi un po', pensavo di non essere assolutamente portata, invece amore folle alla prima lezione proprio. Quando mi sono avvicinata a questo mondo ho anche scoperto l'esistenza dell'American Tribal Style, che ho amato da subito, e poi l'anno successivo ancora, diciamo, mi sono avvicinata in maniera più importante alla Tribal Fusion. Dopodiché hai anche la fortuna di incontrare sul tuo cammino Valentina Ianni, e quindi non puoi proprio più farne a meno. Questo è quello che mi piace assolutamente. Voglio fare questo nella vita. Ok, poi c'era di qua. La cosa bella della Tribal Fusion credo che sia il fatto di poterla appunto fondere con quello che vuoi. La struttura ovviamente deriva dalla danza orientale, dall'American Tribal Style. Ci formiamo tutte su una base, dopodiché ogni membro della tribù sembra avere una libertà espressiva totale. La Tribal Fusion mi consente di spaziare innanzitutto musicalmente su quello che sono tutti quanti i generi musicali che ascolto. Poi unisce stili diversi in pratica, quindi a seconda quali sono i tuoi gusti, anche in materia di danza, puoi decidere di approfondire più, non so, la parte dell'hip hop se preferisci, la parte della contemporanea o della moderna, la parte del flamenco. È un mix di musiche e stili che ti consente di esprimere in quel momento quello che vuoi esprimere. In generale credo che la danza sia un'esplorazione di sé. Credo che sia un modo anche di esprimersi nei confronti degli altri, quindi di dare risalto magari ad alcuni tratti e a cercare di mitigarne altri, un po' come la vita. Nella danza ci ho sempre trovato un po' quel lanciarsi, quel buttarsi, che comunque riusciva a compensare quello che era poi magari la mia vita quotidiana, che invece era un pochino più rigida, un pochino più inquadrata. Chi fa danza acquisisce delle competenze in tantissimi ambiti, quindi si intende di composizione del suono, così come di composizione dell'immagine, si intende di ritmo scenico, si intende di geometria, di spazi, ma si intende anche di emozioni. Mi piace tantissimo danzare perché mentre lo faccio non penso assolutamente a quello che ti ho appena detto, a niente di tutto ciò. Ed è una liberazione, insomma, per la mia mente, è abbastanza laboriosa.
Armonica è il nostro progetto fusion, diciamo, il progetto di Valentina, che è la coreografa, la direttrice artistica. Era un po' un sogno che lei aveva sempre avuto. E andavo a San Lorenzo, sì, era periodo di Natale, eravamo qua. Non lo so se nella sua testa era già un progetto, però era uscita un po' quasi come uno scherzo. E io dissi, allora ragazze, vorrei formare una compagnia, ma non vorrei ancora chiamarla compagnia, perché insomma siete allieve, diciamo un gruppo, che si chiama l'armonica, però è un gruppo di allieve. Però se mi seguite, un giorno vi assicuro che vi porterò al Tribal Fest. Non mi credo nessuno lì per lì, però... Ci abbiamo creduto veramente negli anni, ci stiamo dedicando a questo progetto da un bel po'. Io sono sempre stata convinta di voler portare il gruppo, così come ho fatto per me nel corso degli anni, nel momento in cui fosse stata a un livello tale da poter essere su un palco del genere. E sono riuscita a farle crescere abbastanza per metterci sul palco del Tribal Fest. Questo era l'anno giusto, se lo dobbiamo fare adesso. Abbiamo fatto domanda con le armonica per esibirci al Tribal Fest, in cui ti viene chiesto cosa vuoi portare al Tribal Fest, cosa vuoi portare sul palco, quali sono i motivi che ti spingono a voler partecipare ad un festival del genere e esibirti. Poi è arrivata la notizia. Mi è arrivata questa mail ed ero a casa, l'ho aperta e sì, mi hanno preso. Sì, abbiamo lo spot sia io che armonica. Basta, adesso mi sono angosciata perché tu hai acceso la telecamera, quindi me ne andrò via. È arrivata la comunicazione che armonica balla al Tribal Fest. Esatto! Il 15 maggio alle 3. Il giorno del mio compleanno, venerdì 15 maggio. Sono stata lì un attimo a rileggere 2-3 volte e poi ho detto oh mio Dio, le armonica doveva al Tribal Fest. Io voto Stella Mare. Io no, in tutti. Però erano tre persone che invece avevano lo stesso mood e questa ce l'hanno altre. No, secondo me Stella Mare che ci sta pensando. Siamo state a lungo indecise sul pezzo da portare al Tribal Fest. Io sono serenissima, ragazzi, stiamo portando... Come si chiama? Stiamo portando... Qual è il titolo di questa? No! And then it comes unreality. Oppure Tomam per noi, così facciamo prima. Forse è stato il primo pezzo che ha fatto uscire fuori armonica come troupe e diciamo che aveva questo stile di danza. Segnava un po' la svolta. Cioè la storia di Tomam, ragazze, finisce quando comincia la dubstep. C'era una certa cura nella coreografia, c'era un'espressività, diciamo, ricercata. Era un pezzo talmente forte e il pubblico aveva risposto talmente bene che abbiamo deciso di proporlo al Tribal Fest. Ciò che ci caratterizza è proprio la narrazione di un qualcosa. Sostanzialmente è una storia che tratta di schizofrenia. Abbiamo una protagonista, questa protagonista si trova in lotta con le sue diverse personalità che poi sul palco sono gli altri componenti del gruppo armonica. A un certo punto della storia lei lotta con le sue diverse personalità ed è convinta di averle annientate, però vedrete da voi. Secondo me un pezzo poi deve essere coinvolgente per chi lo vede, tanto da far perdere l'attenzione sui singoli componenti o sui singoli movimenti. Devono essere fuse queste cose, la tecnica, la coreografia e il senso, e si deve avere un effetto di insieme. Se riusciamo a fare questo, stiamo in effetti facendo un buon lavoro. I pezzi armonica nascono dalle visioni di Valentina. Più che idea, direi a un'urgenza, perché Valentina funziona un po' per urgenze. Quando proprio succede qualcosa che mi sconvolge dentro, oppure
mi torna in mente qualcosa che è successo nel passato, mi viene in mente molto spesso come trasportarlo sul palco e come comunicare qualcosa al pubblico. Punto di ispirazione, on, vai. Perché è più facile a quel punto raccontare qualcosa che ti viene da dentro piuttosto che provare a raccontare qualcosa che non ti appartiene. Devo dire che può essere sicura che noi capiamo esattamente che cosa vuole dirci e che cosa vuole dire. Cioè Valentina che si rivela. Una volta trovata la musica, quello è il primo passo importantissimo. Si inizia a montare in sala. Lei lavora anche molto sull'interpretazione. E io cerco proprio di parlare con le ragazze per descrivere loro quello che provo in quel momento, cosa significa quella parte di coreografia, cosa è quel passo, come si dovrebbero sentire quando lo fanno. Qui sono tipo disperata, sto combattendo, porca puttana, mi stanno ammazzando. Qui a un certo punto ho detto, vabbè. Comunque durante le prove c'è molto spazio aperto a consigli, a proposte, a immaginazione, ognuno può dare il suo contributo e quindi c'è molto comunque anche il lavoro di gruppo. Ci incoraggia anzi a tirare fuori il nostro lato creativo proprio perché è sicura che noi abbiamo capito che cosa dobbiamo dire con quel pezzo. Diciamo inizialmente erano molto più guidate da me ovviamente, ma sono cresciute tutte quante e tra l'altro due di loro sono anche delle insegnanti, quindi ovviamente io cerco un chiedo dei pareri anche a loro e cerco di coinvolgerle. E quindi inevitabilmente un po' per la carica emotiva del pezzo in sé, un po' perché dentro c'è un pezzettino di noi, alla fine esce fuori sempre qualcosa che ci calza a pennello, è un vestito proprio su misura per noi. Anche perché le nostre sono coreografie di gruppo, dove lei comunque è parte integrante del gruppo. Ci sono ovviamente i momenti in cui è pure giusto, in cui lei sia al centro, ma non è certo quel tipo di persona che si pone al centro e che magari vuole solo la coreografia intorno. Non voglio essere l'unica coreografa di armonica, voglio che armonica vada avanti tutte quante insieme. Ci siamo dentro tutte e quattro proprio, ognuna a modo suo perché siamo molto diverse. Sì, no, ma sai perché? Perché poi lei arriva e lo deve anche decorare lì, secondo me non avrà abbastanza roba. Non ci vogliamo salutare perché sì, abbiamo troppa ansia. 40, per favore. Stiamo andando a Sanremo al festo, sì. Te lo devo ricordare. Me lo ricordo. Ok, mi raccomando. Vieni e porta il costume. Ok, ce la farò. Nessuno si fida di me, no. Ce la farò. Ti stavi dimenticando la stoffa della gonna. In sala. Stupiscici. Dai, andiamo. Andiamo. Ciao, ciao. Siamo in aeroporto, abbiamo appena ritirato i nostri bagagli, stiamo cercando di capire dove dobbiamo andare, stiamo aspettando Valentina e Viviana che arrivano con un altro volo. Noi adesso abbiamo ritirato la macchina all'autonoleggio e stiamo aspettando che loro, diciamo, ci dicano che sono uscite e che ritirano il bagaglio. Ma niente. Abbiamo preso la macchina in affitto. Ho paura matta di dove sto andando, dell'autostrada, dei limiti di velocità. Siamo più lenta sull'autostrada della storia. Stiamo uscendo da San Francisco per andare a Sebastopol, quindi ci aspetta un'oretta di macchina. Io sto qui da più sorpresa di San Francisco. La
mia prima volta negli Stati Uniti e devo dire che fa molto effetto, insomma mi sento molto lontana da casa, ma comunque in un posto che ho tanta voglia di vedere e di scoprire. Seguiamo le indicazioni del navigatore fino alla casa e appena ci segnala dove svoltare vediamo che la strada è praticamente un viottolo sterrato nei campi e Massimo mi preoccupo perché dico ma dove siamo finiti? E poi invece si apre un bellissimo paesaggio con degli alberi, una bella casa bianca in campagna tutta di legno. Molto bella, molto americana, un grandissimo giardino, l'altalena, insomma, bellissimo. Ci sono le indicazioni di Vittoria, la proprietaria che ci lascia tutte le istruzioni, c'è il suo gatto, c'è anche un cuscino con scritto Italy ad accoglierci, quindi è super simpatico. Sono nel parcheggio di un centro commerciale sperduto vicino Sebastopol. Spero che qualcuno mi venga a prendere, perché in realtà sono scesa a una fermata misteriosa e non mi era neanche molto ben chiaro poi di fatto dov'ero e come spiegarlo. Il viaggio è durato pochissimo, conta che ho preso il pullman alle 3, 5, ma perché la valigia pesava, ho detto vabbè dai, salgo sul pullman. Un botto. Vabbè, vale, cioè, praticamente non ho usato niente. Alle 10. Forse era venerdì, sabato e domenica? Venerdì? Ma guarda, mo te lo faccio vedere. Ah, perché io essere. I come venerdì? Cioè, tu hai prenotato lo stage venerdì! E che ne sapevo che noi ballavamo venerdì? L'ho presa a gennaio! Ho fatto il primo casino, mi ero presa un workshop a cui già so che non andrò mai, lo stesso, cioè tipo un paio d'ore prima della nostra performance. Tu che c'hai, scusa? La mattina non c'ho niente. Lo fai te? Stiamo vedendo se qualcuno ci può andare al posto suo, però è la mattina della nostra esibizione e nessuna di noi è particolarmente entusiasta di andare la mattina e poi dopo un'ora avere l'esibizione. Ha fatto questo perché gli piaceva il titolo Fighting Your Life. Ed è un floor worker. Esatto. E cercano gli orizzonti. Stiamo ultimando i costumi in perfetto tempismo, visto che abbiamo l'esibizione tra pochissimi giorni. Che? Okay. Così? Sono quella messa peggio. Giorno del Tribal Fest. Stiamo uscendo di casa. Siamo comunque tutte emozionate, non vediamo l'ora di raggiungere questo posto che abbiamo tanto desiderato di vedere. Vieni più dietro, entriamo. Aspetta che sto cercando un profilo decente. Vabbè, a questo metteremo un sacco di filtri. Diventerà tipo piatto.
dobbiamo comprare il pranzo perché dopo sicuramente non ci sarà tempo. Ci sono molte cose buone, anche vegetariane, visto che non mangio la carne. Si comincia! Sì! Io ho un'ansia. No, ma quale ansia? No, no. Io sono tranquillissima, non si vede? Chissà com'era questo tribal fest, perché poi tu lo vedi da fuori e vedi il palco, però non hai idea di come sia poi di fatto la struttura e di come sarà. Il posto è più piccolo di quello che mi aspettavo, forse perché quando uno immagina le grandi cose, poi le immagina veramente immense, no? È qui quello che abbiamo sognato, un capannone nel mezzo di un prato. Sto morendo d'ansia. Voglio morire. Non è come l'ha immaginato, però è lui, quindi insomma sai che, che è una figata esserci comunque. Oggi facciamo un sacco di stage, dalla mattina alla sera è un sacco di shopping. Spendiamo tutti i nostri soldi e tutte le nostre energie il primo giorno. Programma della settimana. È bello perché poi il primo giorno sembra quasi un po' un cantiere, ci stanno ancora gli stand che devono essere montati, c'è ancora gente che va e che viene. Irritata da questa cosa. Noi adesso abbiamo 2 ore in cui dovevamo spendere almeno la metà di tutti i nostri soldi in queste prime 2 ore e non portiamo. Perché ancora non sono montati. Io direi che è una cosa buona invece. Io non spendo tutti i miei soldi nella prima ora in cui sto qua. Che ancora non hanno finito di montare i banchi e Valentina già si è comprata una gonna e si è già fatta fare l'orlo, cioè l'ha provata, l'ha rindossata, si è fatta fare. Scusami, a mia discolpa, è lo stand di Dusty Peak, per forza ho preso una gonna. Sì, per forza, che non prendi una gonna. Io rincontro Zia, che è una ragazza che ho conosciuto al training di Fat Chance a San Francisco 3 anni fa. Fa piacere comunque rivedere anche in un ambiente, diciamo così, lontano da casa, vedere delle facce amiche che conosci, ti fa comunque sentire parte di una comunità. Dietro è più bella che davanti. Dietro è più bella che davanti, sicuramente. Mi dirigo direttamente allo stand di Vitrina Matreia per vedere le ultime gonne fatte. Valentina sta provando una gonna a righe di Medina e ha appena comprato una gonna già di Dusty Peak, quindi diciamo che era indecisa sul da farsi. Mi ha servito molto. Forse il modello Samia. Lo so, ma il modello Samia perché è davanti a... Esatto, è più bello con questa fantasia. Mi piace molto, però costa tanto. Quindi chissà. Sì, vabbè, però Viviana, pure tu così non mi aiuti. Lo sai che cosa mi sta succedendo? Che mi sta tipo... Mi stai proiettando il gusto dello shopping, tipo mi gusta che tu la compri. Capito? No. Tipo mi piace guardarti mentre lo fa. Non la compro perché costa tanto e vabbè, risparmiamo all'inizio. È il primo giorno, ancora è il primo giorno. E poi ne ho appena comprata un'altra, credo. Perché noi le consigliamo di non comprarla? Perché tra un po' è il suo compleanno e abbiamo già in mente che gliela vogliamo regalare. Perché siamo maleficamente buone. È arrivato il nostro momento di affrontare la prima lezione. Siamo qui anche e soprattutto per incontrare questi grandi maestri. La registrazione, entrare nelle classi, c'è sempre un po' di emozione, però non è la prima volta per noi, almeno per Viviana sì, però per me e Valentina no. Yeah. You will get the flight award. Yeah. Well done. Welcome. Please. Thank you so much. Sorry. Okay. Allora, è un po' più densa, no? Delle nostre.
E forse ti dirò che è pure meno dolce. Un pochino meno dolce e un pochino più compatta, fa un po' più di formaggio, però... Siamo in un bar di Sebastopol, perché a un certo punto era pure ora di coccolarsi un po'. No, non era previsto. Bisogna sempre ricaricarsi, era il momento della cheesecake. Ma le Barbara faranno le pazze isteriche a casa. Dopo le 5:30. Dopo le 5:30 cala il sole. E cala il sole, escono i mostri nella nostra casa. Più si avvicina, io non voglio sapere, domani io e Viviana andiamo a dormire al bergo. Ah, va bene. Arriviamo qui per vedere di comprare di nascosto da Vale la gonna che ha provato ieri e che poi ha deciso di non comprare per farle il regalo di compleanno. Il compleanno è venerdì, nel giorno dell'esibizione. Solo che siamo arrivati anche troppo presto e stanno ancora montando gli stand e ci dobbiamo anche sbrigare perché tra poco cominciano le lezioni, quindi sono un attimo in ansia. La gonna era quella a righe dorate, una ne vedo ancora, quindi spero che sia ancora qua. Hi. I think that I... Are you ready? Sure. I was waiting for you. Sindrome da shopping compulsivo. Sto girando tutte le bancarelle per la decima volta con Amaranta. Amaranta, non devi dirlo. Devi dirlo, non ne hai bisogno. Sto provando questo bellissimo copricapo da questa artista che crea copricapi tutti fatti con catene e pelle. Però costa tanto, anche questo. È bellissimo, cioè... Sembra la regina Amidala. È talmente bello che secondo me con quella addosso non c'era neanche bisogno di ballare per incantare il pubblico. E io non sono la perfetta consigliera dello shopping perché lei voleva qualcuno che le dicesse di non spendere, invece la mia idea è spendi, comprati tutto. E alla fine finisco per comprarne uno, un pochino più economico. Di quello del primo che ho provato con due rose, questa ha una rosa sulla laterale. Bello, sì, sono molto contenta. Cioè, basta questo a fare una coreografia praticamente. Dobbiamo provare il palco del Tribal Fest perché è visibilmente più stretto di quello che si vede in video. Era un momento propizio, nel senso che non c'era molta gente sul palco e domani sarà molto più pieno e molto più difficile accedervi. Andiamo a fare le prove. E qui c'è un pannello, quindi è più stretto di quello che vedete. Se il pannello cade sono $5,000. Abbiamo visto un attimo le dimensioni, non andare oltre quello, non andare oltre quell'altro, non far cadere il pannello perché costa €5,000. Economico. Il pannello. È strano, però è un'emozione bella perché non ho l'angoscia di oh mio Dio, non sappiamo bene il pezzo lo sappiamo, quindi è tutta un'emozione positiva. Adesso stiamo un attimo isteriche perché dobbiamo trovare un'ora tra domani e basta, tra domani e dopodomani per provare. Ci siamo quasi, manca troppo poco, mancano meno di 48 ore. Io
Io covo tutto all'ultimo secondo, quando mi nascondo e non voglio più ballare. Però per ora ancora mi vivo le giornate e mi vivo il posto e me lo godo. L'unica cosa che mi preoccupa è l'assalto dell'ansia lì per lì. Non riesco a immaginare quanta me ne potrà arrivare tutta insieme là sotto. Perché no? Perché sono tanti. A me non sembrano così tanti. Siamo al bar. Stiamo parlando dell'età di Vale perché si avvicina il compleanno. E quindi noi abbiamo una super sorpresa e lei ancora non lo sa. Il mio compleanno è il giorno dell'esibizione. I 30 sono i nuovi 20, quindi non è come se fosse una ragazzina. Interessante il tuo punto di vista di 27enne. Magari, Vale, io sono un 29. Terzo giorno. E fuori fa freddo e c'è vento. Oggi si ripassa. E si finisce il costume. Io devo finire il costume. Non manca poco, quasi fatto. Dell'altro per finire con Suela che ci ha tipo ucciso. Il pomeriggio prima dell'esibizione. Siamo stanche morte dagli stage, ma è l'unica occasione che abbiamo per provare la coreografia. Sono le 8 adesso, finché c'è un minimo di luce possiamo fare almeno due prove fuori. Poi dopo magari lo riproviamo dentro, tanto quando è buio non possiamo più provare fuori, ma adesso è l'unica occasione che abbiamo per fare due prove fuori. Tocca provare, lì c'è Barbara che non la freghi, uno ci prova a dire ma se ci riposiamo però no, non si può fare. 6, 7, 8. Allora, poi voi il vostro pezzo lo facevamo questo così di nuovo mentre facevamo questo. Sembriamo veramente delle matte perché nel frattempo il sole sta calando e noi abbiamo i giubbotti, le sciarpe, ma rimaniamo lì imperterrite a provare fino al buio pesto. Perché questo è carino se siamo vicine. Quindi, durante le prove la sensazione è sempre di tranquillità perché appunto quei dubbi che ti possono venire all'ultimo momento li chiarisci. Allora, rivediamo un attimo il dubstep. Quando prendiamo, allora, quando prendete, cioè potete anche appiccicarvi con le mani a Viviana. Le prove sono andate bene. Io ero un po' agitata perché era tanto che non ripassavo perché comunque ero partita, però alla fine è andata. Guarda, noi veniamo da qua. Sono 2,5 nei fatti. Uno. Un giro solo. Perché vabbè, perché mo sono partita da qua. Però se parto da qua... 2,5. C'è da riguardare qualche dettaglio, qualche posizione delle manine, però va bene. Perché è una coreografia che sappiamo molto bene, l'abbiamo insomma sperimentata, rivisitata, la conosciamo come le nostre tasche in realtà, è solo che è il giorno prima dell'esibizione, quindi non si prova mai abbastanza. Thank you.
il giorno dell'esibizione, siamo a casa e ci stiamo cominciando a preparare. In questo momento preferirei avere altre 18 ore di tempo. Dobbiamo uscire fra 40 minuti. E poi dobbiamo fare il check-in, dobbiamo consegnare la musica, dobbiamo finire di cambiarci. Dobbiamo ripassare la coreografia insieme. È una cosa talmente importante che non sei mai abbastanza pronti, comunque. In questo momento mi sento molto tranquilla perché mi sto focalizzando sul fatto che stiamo per fare qualcosa che volevamo tantissimo, lo volevamo da tanto e che insomma è il sogno un po' di tutte le danzatrici, quindi ovviamente deve essere nostro pensiero che venga tutto benissimo, però già che siamo qua dobbiamo avere il cuore, diciamo, contento e non dobbiamo rovinarcelo. Sono molto molto agitata per il mio assolo, che sarà prima del pezzo armonica. Quindi la cosa positiva è che poi al pezzo armonica una parte di grossa tensione sarà andata. Ma io non sono una che si agita, cioè io tipo non mi agito mai e poi tipo gli ultimi 30 secondi muoio, quindi per adesso sono abbastanza tranquilla. Ma secondo me un po' di ansietta serve sempre quando balli per darti un pochino la concentrazione, perché se sei troppo rilassato e la prendi troppo a festa ti lasci troppo andare e fai casino, quindi ci sta. Comunque io non vedo l'ora di bermi una birra dopo, quindi sono focalizzata su quello, fare questo, farlo bene e poi basta. Oggi è anche il mio compleanno, sì. L'abbiamo festeggiata ieri sera a mezzanotte, ripassando la coreografia, aggiustando costumi. Abbiamo fatto una fantastica sorpresa, gli abbiamo regalato una gonna bellissima di Melina e gliel'abbiamo messa sopra le sue cose, così quando lei l'ha vista lì per lì ha pensato che fosse un buon pacco che qualcuno aveva messo in mezzo alle sue cose. Poi ha intravisto il nome dalla bustina e ha capito. Ed era la gonna che stavo provando il primo giorno, la gonna che non avevo potuto comprare perché costava tantissimo, ed è stato meraviglioso perché era un momento di panico in cui avevo dei problemi con il mio costume per l'assolo e quindi ho deciso di indossare questa gonna. Era contenta, però era troppo agitata per essere troppo contenta. Secondo me realizzerà domani, che in effetti è stato un bellissimo regalo. Me la metterà per la performance. Le ragazze mi vogliono bene e soprattutto mi hanno salvato l'esibizione. Ora ho una gonna bellissima da mettere sul palco per il mio assolo. Non me l'aspettavo assolutamente. Stasera, dopo la performance, festeggeremo a dovere non solo la fine di queste fatiche, ma anche il compleanno di Valentina. Ci sarà un'ubriacatura generale, per cui io non mi sto portando nemmeno la patente. Adesso se tu mi inquadri mentre mi trucco, tutti penseranno Madonna, questa non si sa truccare. Però per il Tribal Fest farò un lavoro eccellente. Saranno orgogliose. Sono l'addetta al trucco di Amaranta che da sola fa le amarantate. Fortuna che c'è Barbara che si prende cura di me, come sempre. You go to Chuck. You can go in through here and go out and see Chuck. Yeah. Great. Thank you. Have a good day. Ci siamo. Ciao. Andiamo a dare la musica per i soli e per il pezzo armonica. Davanti all'ingresso dobbiamo capire dove dobbiamo andare, dove dobbiamo portare la musica, a che ora, in quale stanza ci dobbiamo cambiare, dove ci dobbiamo posizionare nel frattempo. Dai, siamo pronte. Siamo pronte. Entriamo e mi sento molto fortunata ad essere lì perché siamo nel camerino con persone come noi che sono lì per la prima volta, ma anche con grandi big. Lì non c'è l'artista famoso e la ragazza sconosciuta, lì sei tutti insieme, tutti buttati per terra, tutti che si truccano, tutti con la stessa ansia. Siamo nel camerino con Zoe Jakes, tanto per dirne una, e quindi quando esci da lì è lì sì che ti viene l'angoscia, perché a quel punto ti rendi conto dove stai per ballare e chi si truccava accanto a te fino a un minuto prima. Siamo entrate. Mamma mia, io non ero agitata stamattina, anzi ero quasi un po'... Io pure, ti ricordi? Poi sono entrata dentro, boom! C'è quel palco, quel fondale maledetto che vedi su tutti i video di YouTube. Le ragazze potranno andare
a sedersi tra il pubblico perché prima ci sarà il mio assolo, quindi io vado a cambiarmi. Tanto del Tribal Fest lo capisci stando lì, un po' perché è la Tribal Fusion europea che è diversa, perché gli manca proprio quel concetto di comunità che hanno gli americani, e quindi tante volte vedi un video e pensi madonna che è sta cosa, poi però quando sei lì è tutto diverso, ti diverti insieme alle persone. Ormai ci siamo, stiamo per salire sul palco e non ci stiamo capendo niente. Siamo in questo cubicolo nascosto ai lati del palco e stiamo aspettando che arrivi il nostro momento, e lì vuoi solo salire. È il momento di motivare l'armonica, cerco di trasmettere loro un po' di emozione positiva. Is a member with Amaranta Panella, Barbara Gianantoni e Viviana Per Dominici. Sento un'enorme responsabilità perché io mi devo posizionare e le altre due si devono posizionare in base a dove mi metto io, quindi proprio mentre cammino, cioè i passi sul palco sono pesantissimi. Su quell'inizio dove sto seduta, che mi vengono sempre i crampi, e quindi sto sempre lì che penso ok, non devi cadere, sciogli le dita dei piedi, va tutto bene, ti alzerai con eleganza. E poi appena inizia la musica è stato velocissimo, è stato un lampo, cioè... Da quel momento in poi il vuoto assoluto, fino alla fine, è solo un flusso di memorie corporee e di emozioni. Mentre sei lì sei super concentrato, ma nello stesso tempo emozionato, ma nello stesso tempo agitato, ma nello stesso tempo lucido, e stai controllando tutta la situazione, tutti i tuoi sensi percepiscono qualsiasi cosa. Il palco fa questo effetto, il palco del Tribal Fest ancora di più. Super emozionante, la gente urla, applaude e magari siamo piaciute. È andata come volevo, avevo spille ovunque, forcine ovunque, il vestito non si è mosso, il costume andava bene, i capelli erano giusti. Non va mai come vuoi, però è andata abbastanza bene, dai. Siamo andate bene e lo sappiamo che siamo andate bene, ci rendiamo conto del fatto di aver dato il meglio di noi e di aver reso quello che volevamo rendere. Senti, io però non ero troppo emozionata all'inizio. Alla prima risalita ho detto con la Landra, ma poi come sono salita mi piace. Sono molto soddisfatta, sono state molto brave, abbiamo fatto pochissimi errori, forse quasi nulla. C'è da rivedere il video, c'è sempre qualcosa che si può trovare. Ognuna sa che ha fatto qualche piccola imperfezione, qualche errore, qualche cosa che poteva fare meglio, però nel frattempo insomma è stato talmente bello arrivare fino lì che siamo contente che l'abbiamo fatto tutte insieme.
sabato e dopo una giornata di performance, di agitazioni, ci stiamo rilassando mentre Barbara, Valentina e Amaranta stanno facendo lezione e abbiamo appena preso delle provviste per loro, perché almeno quello, poverine. Abbiamo preso dei caffè rigorosamente americani, che forse si stanno anche un po' versando, e abbiamo preso dei magnifici cornetti in busta al supermercato. La giornata è bellissima e forse, spero, che dopo andremo a vedere l'oceano. Ora andiamo a consegnare le vivande alle nostre compagne di avventura. Il giorno dopo l'esibizione siamo molto più rilassate, cioè si va in vacanza e facciamo una mini gita. Abbiamo visto sulla mappa che il punto più vicino dove guardare l'oceano è questa Bodega Bay. No, è bruttissimo. Orrendo. Dov'è la parte bella? È il pontile di legno, veramente. Guarda, guarda come fa male. Ci aspettavamo di vedere un qualcosa di particolare, invece ci troviamo di fronte a un pontile mezzo sgangherato dove Amaranta giustamente vuole arrampicarsi. Punto! Io mi arrampico ovunque. No, con me presente no. Devo salvaguardare la porta. È un po' desolato, è un po' tutto paludoso, però è bello passare un po' quel tempo insieme. Ormai tutta l'adrenalina è andata, ormai c'è solo la voglia di godersi gli ultimi momenti, di stare là con il sole in vacanza, tutte insieme. E Valentina voleva andare a mettere i piedi nell'acqua, adesso voglio proprio vedere. Mm-hmm. Andiamo. Voglio proprio vedere. Dai, andiamo a mettere i piedi nell'acqua. Dai, andiamo a mettere i piedi nell'acqua. Un posto dove mettere i piedi nell'acqua, qui. Là, là è perfetto, guarda, c'è l'acqua. Ma prima che arrivi all'acqua, sai quella palude come da risucchiando. Troviamo l'accesso alla spiaggia dove finalmente riusciamo a far bagnare i piedi nell'oceano a Valentina, che sta dicendo questa cosa da ore e ore. E finalmente, come un folletto salterino, la vediamo contenta con i piedi nell'oceano. Faceva un freddo assurdo, dirà un vento assurdo, però Valet è stata e quindi lei il bagno se l'è fatto. Questa è ancora più poetica. Questa è proprio, questa è filosofica. Proprio questa perché è proprio sono un il unicum, momento polliama di Viviana. Beh, un unicum, hanno un inizio e una fine, non è detto un che unicum abbiano nell'anno, una ripetizione come le possibile. Vacanze, no? Se fossero tutto l'anno, dico da qui al rifacimento del conto corrente. Per esempio. Per far entrare le cose in valigia. E anche adesso missione valigia. Ci dobbiamo alzare super presto e dobbiamo rientrare a San Francisco, dobbiamo sistemare tutto stasera prima di andare a dormire, che domani mattina sarà un po' tutta una corsa. C'è uno strano clima tra la malinconia, la tristezza, il silenzio, la pace. Ho fatto anche un sacco di shopping, ho comprato un po' di poster per casa.
carta al regalo. Questa è per me. Se non si è capito, mi piace un po' Zoe James. La valigia è fatta, potremmo anche inquadrarla per quanto è venuta da Dio. Finita la valigia. Ho voglia di tornare perché sono 20 giorni che sono fuori casa e le cose da fare spingono. Che mi dispiacerà molto quando lasceremo questa casa. L'abbiamo condivisa la quotidianità, che non era mai successo così a lungo. Cioè, ci siamo conosciuti più a fondo, ma non c'è stata nessuna brutta sorpresa. Almeno non per me. È tutto come me l'aspettavo. Sì, nel bene e nel male. No. C'è stata sempre un'atmosfera molto, molto familiare. Quindi non mi sono sentita perduta o lontana da casa, mi sono sentita comunque in un'altra famiglia, diciamo. C'è un po' di malinconia sempre quando si riparte dopo un viaggio così, però stavolta sono contenta perché non sono da sola, sono con le mie amiche. Tanti feedback positivi, tante approvazioni, sono contenta di quello che abbiamo fatto. L'aria che si respira al Tribal Fest non me l'aspettavo proprio. E io non sono una di quelle da siamo tutti una grande famiglia, tutt'altro, anzi io sono un po' una di quelle vengo qui per ballare e non mi devi troppo occupare i miei spazi vitali. E invece mi è piaciuto proprio. Sono matti però sono molto dolci. Un po' pacchiani, ma questo non si può dire. Abbiamo visto certe cose che voi umani non avete idea. È un mondo a sé e comunque durante tutte le esibizioni tutta la comunità è sempre super accogliente, fanno un sacco di casino, applaudono, che è uno spirito secondo me che qui senti e altrove difficilmente. È ora di andare a letto e ovviamente siamo tutte pronte tranne Valentina. Sta dormendo sul letto completamente vestita, anche il giacchetto di pelle, e deve ancora preparare tutto. Non mi è ancora passato il jet lag, ragazzi, cercate di capire. Tu puoi coglierla sicuramente, così a colpo d'occhio, una linea immaginaria che divide la stanza in due. Da questa parte, come puoi vedere, abbiamo delle coperte sistemate. Che cosa state facendo? No. Delle valigie fatte. Fuori, questa telecamera, fuori. Ecco, è tornata. Abbiamo delle valigie fatte con dei vestiti piegati, delle cose pronte. Anche una persona pronta per andare a dormire. A metà della a partire dalla metà della abbiamo... Una valigia sfatta, una montagna. Questi sono effetti personali, non si può una donna sfatta. Una valigia sfatta quanto la sua proprietaria. Niente è pronto da questo punto. È tutto pronto, è solamente raccolto e buttato dentro. La valigia al ritorno si fanno così, non frega nulla. Guarda. Basta. Che vi avevo detto? Ma dove vedete sveglia? Fatemi preparare la valigia, se no ragazzi dopo le 20 perdiamo il volo, è sicuro. Ma tanto tu puoi andare a Los Angeles, vero? Cercare il pezzo del pigiama. Dai, basta prendermi in giro, una dignità. Ma anche un cornetto. Madonna. Forse è più buono la dignità. Ma che fai? Siamo ancora a San Francisco. Siamo arrivate in tempo, magicamente, nonostante la strada intasata, il ritardo della mattina, la riconsegna della macchina. Torno a casa. Stiamo aspettando il volo, siamo solo noi tre perché Amaranta ha preso un altro volo. Amaranta sta andando a Los Angeles e poi da Los Angeles va a Parigi e poi da Parigi torna a Londra. È stato un viaggio con delle amiche, tre amiche. Non ero io e le mie allieve o la mia compagnia.
stringere ancora di più i rapporti e conoscerci meglio. Alla fine è un po' tipo il viaggio in barca, no? Sei una settimana sempre con le stesse persone, tutte le caratteristiche delle singole persone si amplificano e ci si conosce di più, ci si conosce meglio. Sicuramente dopo una cosa del genere sei molto di più un gruppo. Un viaggio indimenticabile, sembra una banalità, però è proprio vero, perché è un po' un misto tra una vacanza e una vacanza studio, ed è comunque quello che noi vorremmo fare anche per lavoro, quindi in un certo senso ci sentiamo coinvolte anche professionalmente. È stato un grande minestrone di emozioni, di aspettative, molto bello. Beh, non direi forse che il Tribal Fest ci ha cambiate, non tanto il Tribal Fest in quanto tale, ma più la situazione di dover lavorare insieme sotto pressione per uno scopo importante. Credo che questa esperienza del Tribal Fest ci abbia dimostrato un po' di essere consapevoli di quello che possiamo fare e che sappiamo fare. Lo sapevamo anche prima magari, però chiaramente siamo cresciute e c'è stato questo momento in cui abbiamo detto sì, diamine, siamo all'altezza di poter prendere questa decisione, di andare lì ed esporci. Non è che perché siamo andate al Tribal Fest adesso, allora noi siamo Armonica in senso diverso. Come il Tribal Fest ci saranno tanti altri obiettivi da raggiungere, tanto lavoro ancora da fare, ci sarà sempre del lavoro da fare. Vorrei che diventasse sempre più un gruppo e sempre meno il progetto di una singola persona, sempre più, diciamo, avere sempre più un'identità di gruppo. Continuare a provare, continuare a coreografare, farci venire nuove idee, co-coreografare pezzi, perché ognuna di noi spicca per qualcosa di diverso, e migliorarci come gruppo, inglobare magari qualche nuovo membro e ballare in giro, fuori dall'Italia anche. Secondo me le Armonica possono fare tutta la strada, tutto quello che posso immaginare si può fare. Dobbiamo lavorare molto, stare ancora più tempo insieme, fare più prove, buttare giù idee, però ogni volta che ne abbiamo una alla fine funziona. Fino adesso non c'è stato niente di banale, di scontato, quindi io credo che il futuro ci sia e sia anche il migliore auspicabile. Ci dobbiamo solo impegnare tanto tanto. Dai, questa era facile. Bodega. Non c'entro, non ho capito dove era. Nemmeno noi. No, infatti, siamo puoi sceglierne uno. Bay. Nemmeno di Sebastopol abbiamo capito bene. Infatti non sapevo di Sebastopol. Ogni tanto diciamo Sebastopol e tutto, Sebastopol. No, 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 no. Sebastopol. Dobbiamo trovare una come spiaggia. Come il cavallo della storia infinita. Era il cavallo. Sì, era il cavallo. Era il cavallo, no, di Atreni. Ma come si chiamava il cavallo? Non me lo ricordo. Dai, si chiamava Artax. Esatto. Artax. Che piangono. Esatto. Quando la vedo. Vado a fare il cavallo. Dai, Ale. Noi ti chiamiamo da qua. Antonino, vuoi fare Atreni, tu? No. Stiamo degenerando qua. Andiamo, no, a bagnarti i piedi nel bacino. Andiamo a trovare un posto. Andiamo a trovare un posto, ma secondo me noi dobbiamo chiedere a un locale. Gli diciamo, noi vogliamo far bagnare i piedi nell'oceano a lei e un caffè per me. Dove si possono unire queste cose?